Allora, buongiorno a tutti, sono Giuseppe Aloi, direttore di Travel Quotidiano. Grazie per essere presenti all'appuntamento di oggi dedicato alla Repubblica Ceca. Con questo webinar i relatori ci condurranno alla scoperta della Crystal Valley e ci illustreranno un itinerario originale da proporre ai vostri clienti. Quindi lascio subito che sono Lubos Rosenberg, direttore dell'ente del turismo ceco, Lara Cereda, responsabile trade ente del turismo ceco, David Pastva, manager Crystal Valley e Antonella Favaroni, sales executive spazio GSA, che rappresenta CSA Czech Airlines. Do la parola a Lubos Rosenberg. Grazie Giuseppe, mi sentite? Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, quindi mi chiamo Lubos Rosenberg, sono responsabile dell'ente del turismo della Repubblica Ceca in Italia e oggi appunto parliamo di un itinerario particolare che abbiamo fatto notare al mercato italiano solo recentemente. E quindi parliamo della Repubblica Ceca insolita, ma prima di entrare in merito di questo itinerario, vorrei inquadrare un po' la Repubblica Ceca turistica. Vi vorrei dire che la Repubblica Ceca, nell'ultimo anno normale, tra parentesi normale, del 2019, la Repubblica Ceca ha avuto più di 1 milione di pernottamenti dall'Italia, il che fa del mercato italiano uno dei mercati chiave dell'incoming ceco, tra il quinto e il sesto mercato più importante. Ovviamente il prodotto principale per noi rimane sempre la nostra capitale Praga, però nelle statistiche vediamo che man mano crescono le presenze italiane anche nelle regioni. Ora, il Covid ha impostato, ha portato un cambiamento per quel che riguarda i gusti dei viaggiatori. E cioè i viaggiatori e i turisti oggi cercano di più un itinerario fatto su misura, un itinerario particolare, un itinerario vicino alla natura, lontano dal turismo da massa. Diciamo un itinerario insolito. Ed ecco, siamo qui a proporre appunto una Repubblica Ceca insolita. Il modo con cui vi raccontiamo la Repubblica Ceca insolita, il modo che abbiamo scelto, si chiama il videopillole. In cui io e Lara, che è la mia collaboratrice, la responsabile trade del nostro ufficio, in quattro brevi video raccontiamo la Repubblica Ceca, l'itinerario particolare della Repubblica Ceca. Ne sono quattro, voi probabilmente avete visto il primo di quelli, che si chiama La Valle del Cristallo, che porta a vedere questa valle particolare dove si trova dove è il fulcro, diciamo, della cultura del cristallo di Boemia, dove nasce il cristallo di Boemia. Nel Medioevo e poi, dopodiché presenteremo tutto quello che si trova a sud di Praga, poi la Moravia e infine l'ultima videopillola sarà dedicata a un tema sempre più in voga attualmente in Italia e non solo, è che è il cicloturismo. Quindi questa è la formula che abbiamo scelto, spero che vi piaccia e così siamo pronti a partire con il primo itinerario che è appunto dedicato alla Valle del Cristallo. Dopo di me parlerà adesso la mia collega appunto Lara, poi abbiamo il nostro collega direttamente dalla Valle del Cristallo che si chiama David Pastva e concludiamo con la collega che vi parlerà dei collegamenti attuali che ci sono tra con una delle compagnie che collega l'Italia con la Repubblica Ceca, forse quella più storica che molti conoscete, la Czech Airlines. Dopodiché saremo a vostra disposizione per tutte le domande che avete, che escono poi da questo webinar, che non mi stanco mai di dire, è un webinar molto concreto che presenta in chiave in mano, che vi dà in chiave in mano la possibilità di creare questo itinerario e proporlo poi a vostri clienti. Quindi non mi resta che augurare buon itinerario, buon webinar e rimaniamo a vostra disposizione. E passo così parola a Lara.
Eccomi, buongiorno a tutti anche da parte mia. Si vede la presentazione? Sì. Ok, perfetto. Quindi, prima di entrare nel merito della presentazione dell'itinerario di oggi, volevo dare alcune informazioni utili di tipo tecnico-turistico, perché immagino che tra i partecipanti di oggi ci siano persone che già conoscono la Repubblica Ceca e già la vendono e persone che magari non la conoscono ancora così bene. Quindi vi do giusto qualche breve informazione. Innanzitutto, dove si trova la Repubblica Ceca? A noi piace dire che si trova nel cuore d'Europa. Infatti, come vedete, una posizione centrale, facilmente raggiungibile da varie città, ovviamente anche da quelle italiane. E adesso una piccola curiosità. Spesso Praga viene considerata una capitale dell'est, la Repubblica Ceca è un paese dell'est, ma in realtà, come vedete anche da questa mappa, Praga si trova più a ovest di Vienna e Vienna non è definita una capitale dell'est. Infatti la definizione più corretta per entrambe è proprio capitali della Mitteleuropa. Infatti, e tra l'altro condividono anche molta storia e cultura perché per secoli hanno fatto parte dello stesso impero asburgico. La Repubblica Ceca ha un patrimonio storico-culturale davvero ricco, ci sono ben 16 siti patrimonio UNESCO, 7 beni immateriali riconosciuti dall'UNESCO e tra questi uno che riguarda proprio anche il vetro, ne parleremo poi. Ci sono più di 200 castelli sparsi in tutto il paese, pochi sanno che la Repubblica Ceca è uno dei paesi con la maggiore densità di castelli e sono ovviamente visitabili. Ci sono numerose città termali e anche numerose attrazioni legate alla vacanza attiva, ad esempio i parchi nazionali oppure i percorsi ciclabili. Immagino che tra di voi agenti di viaggio ci siano per chi organizza viaggi in pullman e anche chi organizza viaggi in aereo. Come sapete, è facilmente raggiungibile la Repubblica Ceca anche in pullman, soprattutto dal nord Italia, sono circa 900-1000 km per arrivare a Praga. Per quanto riguarda i collegamenti aerei, ci sono ormai collegamenti da varie città italiane, da nord a sud e anche nelle isole, che tra l'altro vengono incrementati anche nel periodo estivo. In passato, prima della pandemia, c'erano molti più collegamenti, c'era anche un volo in effetti su Brno, che è la seconda città più grande della Repubblica Ceca. Ora abbiamo collegamenti solo su Praga, ma speriamo poi che negli anni ritornino a essere numerosi come prima. Come vedete, ci sono compagnie sia di linea che low cost e appunto, come ha detto il collega, avremo alla fine della presentazione anche un breve intervento della referente di Czech Airlines in Italia. Ora una breve presentazione anche delle regioni ceche, vediamo di collocarle un po'. Avrete sentito parlare già di Boemia e di Moravia. Sono definizioni più che altro di tipo storico. La Boemia è la parte più a ovest del paese, per intenderci quella dove si trova Praga, mentre la parte più orientale è la Moravia, dove c'è anche la città di Brno, appunto la seconda più grande della Repubblica Ceca, e poi una striscia che è la Slesia al confine con la Polonia, con la città di Ostrava. E poi ci sono ovviamente le varie regioni. Quella di cui parleremo oggi in particolare è la zona a nord di Praga, che è la regione di Liberec. La regione di Liberec prende il nome dalla città capoluogo, appunto Liberec. Come vedete è facilmente raggiungibile da Praga, poco più di un'ora, sia con mezzi pubblici che con mezzi privati. E spesso mi viene chiesto come cercare i trasporti pubblici in Repubblica Ceca e suggeriamo di solito questo sito che vi ho scritto anche nella slide, idos.cz. Due parole ora su Liberec, che poi in seguito approfondirà il collega meglio della Crystal Valley. Allora, la città di Liberec è una città che ha avuto un forte sviluppo industriale nell'Ottocento, infatti da lì deriva proprio lo stile un po' della città. Come vedete, questo è uno dei monumenti principali che vi ho messo nella slide del municipio, che è visitabile. Bellissimo anche il teatro e il Museo della Boemia Settentrionale. Nel museo troviamo un'esposizione dedicata alla storia locale, ma anche un'esposizione legata alla storia delle arti dal Medioevo a oggi. Ci sono poi varie attività che suggeriamo sia per i gruppi che per gli individuali, in particolare anche per le famiglie. Ad esempio il centro Iculandia, che è un centro scientifico, tecnologico, interattivo, dove imparare la storia divertendosi. Poi c'è un giardino botanico, uno dei più antichi della Repubblica Ceca, e anche il centro Babylon, che invece è un centro di tipo acquatico, con anche uno spazio wellness.
Inoltre c'è a poca distanza da Liberec il monte di Estied con un particolare edificio sulla sua cima che era un vecchio, era nato come trasmettitore televisivo, poi trasformato in hotel e ristorante, che offre una vista panoramica 360 gradi davvero meravigliosa. La città di Liberec può essere utilizzata come base del nostro itinerario proprio perché ha delle strutture ricettive di alto livello adatte anche ai gruppi e a poca distanza si possono poi raggiungere varie attrazioni, fare varie escursioni. Quindi cominciamo a parlare dei luoghi da visitare nei dintorni. Abbiamo pensato ad esempio a delle tappe per gli amanti delle automobili. Lungo la strada da Praga verso Liberec troviamo il Museo della Škoda. Questo famoso marchio automobilistico. È possibile visitare il museo anche con un tour guidato e c'è una raccolta di auto d'epoca e anche un'esposizione legata alla storia di questo marchio. Vi si trova anche la fabbrica della Škoda, che in teoria sarebbe visitabile, ma in questo periodo le visite sono sospese a causa Covid. Poco distante poi da Liberec troviamo anche la casa natale di Ferdinand Porsche, questo edificio di fine 800 ristrutturato dove è proprio nato il signor Porsche e all'interno troviamo una mostra dedicata alla sua vita e al suo marchio e anche una mostra interattiva di meccanica e ingegneria. Abbiamo detto che in Repubblica Ceca ci sono numerosi castelli e anche questa regione non tradisce le nostre aspettative. Ce ne sono vari, ne abbiamo selezionati alcuni che vi presento qui. Come vedete sono molto belli, ce ne sono di vari stili, dallo stile medievale, rinascimentale o anche barocco. Spesso mi viene chiesto se questi castelli sono belli solo fuori o anche dentro. Io vi assicuro che vale la pena visitarli, si può fare un tour guidato e vi ho messo anche alcune foto proprio per dimostrarvi che sono riccamente arredati anche all'interno. Il castello di Friedland si trova un poco più distante, più a nord di Liberec, al confine con la Polonia. Gli altri tre invece sono più vicini, si tratta di 20-30 minuti da Liberec, ma comunque considerate che non siamo molto distanti comunque da Praga, siamo un'ora circa da Praga, quindi in realtà si può considerare anche di fare un'escursione direttamente da Praga. Il castello di Zichrov, quello in basso a destra, è aperto tutto l'anno, ospita spesso degli eventi, ad esempio anche i mercatini di Pasqua, di Natale, mentre gli altri tre castelli sono aperti solo nel periodo primavera-estate, quindi da aprile a ottobre indicativamente. Troverete poi maggiori informazioni sui castelli con la descrizione e anche i siti internet relativi dove trovate per esempio come prenotare i tour, gli orari e i costi nel nostro sito internet. Abbiamo creato proprio una sezione apposta nell'area B2B dedicata a questi itinerari dove trovate questi dati. E ora due parole anche sul turismo all'aria aperta, perché come sapete ormai è una delle tendenze degli ultimi anni, con questo bisogno insomma di vivere a contatto con la natura, di stare in spazi aperti, lontani dalla folla. La Repubblica Ceca ha molto da offrire anche agli amanti della vacanza outdoor. Ci sono ben quattro parchi nazionali che vi ho indicato in verde, li trovate come vedete ai confini della Repubblica Ceca. E poi ce n'è uno in particolare di cui vogliamo parlarvi oggi, proprio perché è la cornice, diciamo, della Crystal Valley ed è il paradiso boemo. Il nome già vi fa capire quanto è bello e particolare. Questo è un geoparco UNESCO, appunto riconosciuto dall'UNESCO. Cos'è un geoparco? Un geoparco è un territorio con particolari formazioni rocciose, in questo caso sono caratteristiche particolari proprio dal punto di vista geologico e archeologico, caratterizzate da uno sviluppo sostenibile e proprio questo territorio ha queste particolari formazioni rocciose. Vi ho messo questa immagine proprio per farvi capire di cosa stiamo parlando, perché spesso non ci si immagina che nel cuore d'Europa ci sia un paesaggio di questo tipo. Sono delle rocce immense e ci sono dei sentieri che attraversano questo parco, sentieri di diversa lunghezza e diversa difficoltà, e si può arrivare poi a dei punti panoramici anche salendo. E queste delle foto in particolare sono le rocce di Prachov.
Un'altra delle attrazioni del Paradiso Boemo è questo castello rupestre con questo nome un po' difficile che si pronuncia Drabske Svetnitski. E questo è un bellissimo esempio di come l'uomo abbia saputo sfruttare il paesaggio naturale per creare un'opera difensiva. E infatti sono state costruite tra queste rocce delle passerelle in legno, sono state scavate anche delle grotte, delle scalinate, come potete vedere, e è stata realizzata secoli fa, ma poi ripresa proprio come opera difensiva anche durante le guerre mondiali. E ancora al giorno d'oggi è possibile salire su questa struttura e come potete anche vedere da questa immagine c'è un bellissimo panorama. Questa invece è un'altra attrazione, sempre all'interno del geoparco, ed è il castello di Ruba Scala. Questa immagine, secondo me, è particolarmente bella e suggestiva. L'abbiamo scelta infatti come simbolo di questo itinerario. Il castello in sé non è molto importante dal punto di vista storico, in realtà è interessante perché al suo interno si trova un hotel, un ristorante, una caffetteria e quindi è possibile prevederla come tappa, come sosta durante il viaggio. Ci si può arrivare anche con i pullman e dal castello parte poi un sentiero facilmente percorribile e si arriva a un punto panoramico dal quale poi è stata scattata questa foto. E ho voluto mettervi anche una foto proprio della terrazza panoramica del castello. E ora veniamo al clou di questo webinar, che è proprio la Valle del Cristallo. E quindi la Crystal Valley è un consorzio di vetrerie che si sono unite per promuoversi anche dal punto di vista turistico, quindi è possibile organizzare delle visite guidate e anche dei piccoli workshop. E ce ne parlerà poi meglio il collega della Crystal Valley. Però mi interessava ora parlare anche del vetro come tradizione, proprio perché il vetro in Repubblica Ceca ha una tradizione di secoli e rientra tra l'altro proprio nella macrocategoria delle tradizioni, che è questo tema promozionale che ha scelto l'ente del turismo per quest'anno e gli anni a venire, e io trovo molto rappresentativa l'immagine che vi ho messo sulla destra, in cui proprio si vede il passaggio, diciamo, dall'arte tradizionale reinterpretata poi in chiave moderna. E mi interessava anche puntualizzare proprio l'importanza del cristallo. Molti non sanno la differenza tra vetro e cristallo, ad esempio, e la differenza è data proprio dalla composizione, c'è la presenza di una parte del piombo all'interno del cristallo. E in Repubblica Ceca si è scoperto secoli fa che proprio grazie anche alla ricchezza delle materie prime che ci sono in questa regione, che questa particolare composizione creava questo particolare materiale che appunto è stato denominato poi cristallo di Boemia, che è un materiale diventato molto prestigioso e che è arrivato poi anche all'interno delle grandi famiglie nobili. Al giorno d'oggi poi più accessibile e si trova poi in varie forme, da oggetti di uso quotidiano a oggetti di design. Lascerei ora la parola al collega David della Crystal Valley, ma prima vi vogliamo mostrare un video che è proprio il video promozionale della Crystal Valley, dove viene mostrata proprio la tecnica di lavorazione del vetro. Lo trovo molto interessante. Buona visione e ci vediamo tra poco. Thank you.
Hello to everybody. I have to apologize, I don't speak Italian, but I'm David and I want to present you the Crystal Valley in the north of Czech Republic, and I think you will get some interesting information about our region, about our glass making region. We present not only the glass and jewelry and fashion jewelry, but we present a topic or destination for your holiday, for your next holiday. And welcome to Crystal Valley. We started to develop this brand as a tourism brand in 2019, and we want to invite all your guests to the north of Czech Republic and to show our treasures, our glass making facilities, museums, galleries, schools, and many, many events. Where we are, you have already heard. So we are approximately 1 hour from Prague in the north, at the borders to Germany and to Poland. This traditional region is not only glass making region, but it's also really cultural and natural region. So we can show many nice sites to your guests. You have heard already about the giant mountains or Bohemian paradise, but we have also other places like Lusatian mountains and other. I just wanted to show you some pictures from our region to imagine the landscape, just few of them. The typical landscape in the northern Bohemia is not only the hills, but also sandstone rocks and these basalt columns, which were made by eruptions of volcanoes approximately 30,000 years ago. Pictures from the Bohemian paradise you have already seen, so one more time, sandstone rocks. And it's really typical, and therefore we have also the glass making tradition here for sure, because to make glass you need the sand, so we have enough of it. The landmark of our region is this hill called Ještěd, with a unique building on the top. There is also not only a TV transmitter, but also a hotel. There are only 12 rooms inside, but it's something unusual and special when you stay in Liberec and in our region, and you can see this hill from many sides when you travel here around, and for sure you can also visit it as a trip of one day trip. There is also a huge restaurant on the top. The highest points of our region are in the giant mountains, 2,600 meters high is our highest peak. But back to our topic, to Crystal Valley, we can see that on the west of our region, the production of drinking glass, chandeliers are the main topics. And on the east side is more or less about fashion jewelry made of glass. And Christmas decorations. We have many, many monuments, many museums which are accessible, and many, many other sites. I will speak later about them. Just few facts from our history. We knew that the glass was melted here in the 12th and the 13th century, but the first written mention of glass production in northern Bohemia is from 1414. We have some other dates here, but I would say the very important century was the 18th century. At the end of the 17th century, the so-called Bohemian crystal was developed, and this type of glass was very important for the production of many things, not only for fashion jewelry, but on the first place for
production of chandeliers, because this very pure art of glass was very good for producing chandeliers and these objects. And also this material was very suitable for glass cutting. So the 18th century is very, very beginning of the cutted glass in the northern Bohemia. So our treasures started at these times. Maybe some international well-known facts, but just to know, for example, the company Swarovski started in our region. Daniel Swarovski left at the end of 19th century the hills here and moved to Tyrol because he needed more water to run his glass making factory. So this tradition is or the tradition of Swarovski company started also here in the region. But let's go to some objects that we can see in our region. For example, just one example of this chandelier in Hejnice. Josef Riedl is another family or well-known family. He was called Glass King of Bohemia, and the company of Riedl is also in Tyrol in Austria nowadays, but the roots are here in the region. Riedl was born in Hejnice, a small village, and in 1853 he donated this chandelier to the church in his village. We have modern things like these so-called falling meteorites, which are on the top of Ještěd. These were one of the good examples of glass melted sculptures, which were newly shown on Expo in 1958 in Brussels, and in the years after this Expo, it was very famous as a part of the architecture. So this is inside of the hotel of Ještěd. And the examples of today, in 2020, there was opened a new pavilion of the Museum of Glass and Jewelry in Jablonec. So there is a new part of this museum. And here are some pictures of inside. I have here also a picture of an Italian journalist who came here to make his article about Bohemian glass. So we have other pictures of Italian journalists in a glasswork we visited in 2020. This is also a very new thing, opened in 2019. It's a headquarters of the Lasvit company in Nový Bor. Nový Bor is a place, let's say, a center of Bohemian glassmaking production. We have in Nový Bor many huge factories producing drinking glass, but we have also many ateliers and studios for artists and many facets of glassmaking in Nový Bor, which is one of the main parts of Crystal Valley. So here are some other pictures of this new so-called glass house in Nový Bor, Lasvit company, or from inside. Lasvit company is also famous for producing, for example, some trophies for Brit Awards or Tour de France, for example. Some pictures of a restaurant, maybe you know this chandelier from Milano. It is also made by a company Lasvit. Here is in our restaurant under the City Hall in Liberec. You saw already the picture of the City Hall. So this is in the cellars. Some other examples of our accommodations. We have many installations in the streets of our towns and cities. So the glass is, let's say, on every corner in some places. Like here at the Václav Havel's point in Nový Bor, or this every 3 years we have international glass symposium in Nový Bor. 2021 was the last one, and here's a sculpture of an Dutch artist Hans van Benten,
It's in the middle of a roundabout in the city center of Nový Bor. But what we can show to our guests in Crystal Valley, I would say in the first place has to be mentioned the possibility to visit many glassworks, the real glassworks. Let's imagine it's no show for tourists. It's a real production on the traditional places. Many glassworks are using traditional ways how to product glass. The oldest drinking glass factory which still ran is in Harachov. It's since 1712 in operation, and this picture is from there, and you can visit and you can be, let's say, a few meters from the production. Some other examples, here you can see the visitors in a glass work. This is in Czech, but maybe just some facts. We have many museums, many production places which are open to the public. But let's imagine we are the worldwide only one region which has more than 2,600 companies which are producing chandeliers, glass, jewelry, fashion jewelry, and this is in a very small region. Let's say in 1.5 hour you can cross our Crystal Valley from west to the east. So in a very very compatible and very very small region, you can see all these techniques in one place. You can visit here up to 70 producers, museums, galleries, etc. Not every producer is open to the public every day, but 41% of them has a regular program for visitors, for tourists. So you can go there with a group. It's also better to have an appointment or order in advance. In 43%, it's necessary because you visit mostly very small studios and ateliers, and some of them are open only on special events like open day, open doors day, etc. We want to make a new position of Crystal Valley for tourists from the world. Just imagine if you say Scotland, you just can hear whiskey. So I want to that the people when they are thinking about the north of Bohemia or north of Czech Republic, they are thinking about glass, and they want to visit some glassworks, for example. Here are some examples of articles. This is from New York Times. Or here are some Italian articles published last year. Just as examples of places you can visit in our region. So this is in Nový Bor and surroundings. You can have your lunch directly in a glasswork. You can eat and enjoy your meal. And after your meal, you can try also blown your hourglass. It's possible, and it's also open to the public, not only visiting the glasswork, but you can also try to produce your own product, which you can take with you on next day. Some other examples of the open glassworks like Pacinek, other places. These pictures are from Jablonec, from the Museum of Glass and Fashion Jewelry. Typical for giant mountains is the production of Christmas tree decorations. It's also a part of UNESCO World Heritage. So this process of the production of the tree decorations. And I already mentioned the oldest glasswork since 1712. So this is in Harachov, a very nice place
at the border of National Park Giant Mountains. So you can connect your visit also with some hiking, some natural experiences in our region. Examples of places in Bohemian Paradise, there are some workshops and studios producing jewelry made of natural stones. The most famous is for sure the granite, the Bohemian granite, which has very small red stones, such jewelry. We make many events every year. I have mentioned here some actual events in the Crystal Valley. In August, I would invite many visitors to our Crystal Valley Week we make in Liberec. That means in one city, we present many sites on one place. You can visit here workshops, glass markets. You can see some glass installation in the streets of city of Liberec. So I think it will be very nice. But we very often make some events when you can visit some glass works and other places which are normally not open to the public. And this is the best event is the Crystal Valley Weekend in November. So welcome to Crystal Valley. And I think it will be new point on itineraries in Czech Republic also for your guests. Thank you for your attention. So thank you David for your presentation. Grazie al collega David per questa bella presentazione. Come avete visto ci sono numerose attrazioni, numerose attività da fare in questa zona proprio legate al vetro. E vorrei dedicare le ultime slide a delle informazioni utili per voi agenti di viaggio. Vi ricordo che noi abbiamo un sito internet che è visitcheckrepublic.com dove trovate informazioni non solo sui luoghi da visitare ma anche le attività da fare e anche aggiornamenti sulla situazione Covid e in particolare l'area trade, l'area B2B dedicata proprio al mercato italiano. Qui troverete qui nella sezione novità le informazioni ad esempio sui collegamenti aerei oppure novità sulle strutture ricettive. C'è anche una sezione itinerari dove troverete pubblicati proprio le video pillole di cui abbiamo parlato all'inizio e anche un approfondimento di questi itinerari con tutte le informazioni utili. E c'è anche una sezione dedicata ai cataloghi e la fotogallery. Infatti abbiamo una fotogallery dove potete registrarvi e gratuitamente scaricare immagini ad alta definizione e video da utilizzare ad esempio per i vostri siti, i vostri social media, cataloghi, offerte. E vi dicevo quindi abbiamo vari cataloghi in italiano che potete ordinare, sono gratuiti, pagate solo le spese di spedizione dal nostro magazzino di Milano. Cataloghi che potete anche scaricare in PDF se preferite e che potete tenere in agenzia per consultazione oppure da dare ai vostri clienti in partenza. Siamo presenti anche sui social media e in particolare Instagram e Facebook, li curiamo proprio dall'ufficio italiano, sono in lingua italiana, pubblichiamo notizie interessanti, curiosità, eventi che riguardano la Repubblica Ceca, vi invito quindi a seguire queste pagine e magari anche a condividere le informazioni sui vostri social. E adesso qualche informazione sul tema Covid, che purtroppo è un tema di cui bisogna parlare. Come sapete c'è stato un allentamento delle restrizioni, quindi in Repubblica Ceca ormai per entrare è necessario solo compilare il modulo di localizzazione online e poi avere il certificato per vaccinazione oppure la conferma di guarigione o il tampone, il test PCR negativo o l'antigenico.
Queste misure non valgono per i bambini sotto i 12 anni e poi vi ricordo che è necessaria la mascherina FFP2 nei luoghi al chiuso, però non ci sono poi altre restrizioni, non è richiesto nulla per entrare nei vari servizi, ad esempio hotel, ristoranti, musei. E abbiamo saputo proprio oggi che è previsto nei prossimi giorni, per metà marzo indicativamente, che non sarà neanche più obbligatorio portare le FFP2, le mascherine, scusate, al chiuso, sarà richiesto solamente nei mezzi pubblici e nei luoghi legati alla sanità. Quindi, insomma, stanno veramente diminuendo sempre di più le restrizioni. Quindi ho voluto concludere la presentazione proprio con questa immagine, un po' di spensieratezza, perché speriamo veramente che si ritorni veramente a un periodo un po' più sereno, che permetta anche al turismo di tornare ai livelli di qualche anno fa. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio anche i miei colleghi, anche Travel Quotidiano, che ci ha permesso di essere qui oggi. Noi speriamo di avervi incuriosito, di avervi dato degli spunti per costruire i vostri itinerari, avervi fatto venire voglia di conoscere ancora di più questo bellissimo paese che è la Repubblica Ceca e soprattutto di farlo conoscere ai vostri clienti. Ovviamente rimaniamo poi a vostra disposizione sia tra poco per rispondere alle vostre eventuali domande in chat o anche in futuro se volete approfondire qualche dettaglio o qualche tema in particolare. Lascerei ora la parola alla collega Antonella Favaroni di Spazio GSA, che rappresenta Ceca Airlines in Italia. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Buonasera a tutti, sono Antonella appunto della Spazio e rappresentiamo Ceca Airlines e vi volevo far vedere una piccola presentazione. Un secondo solo, scusate. Ecco qua. Allora, questo qui è il nostro network, come vedete diciamo che abbiamo più destinazioni, sono 15 destinazioni in 14 paesi e i voli saranno dal 27 marzo fino al 29 ottobre. Per quanto riguarda le partenze dall'Italia, al momento per la stagione estiva avremo il volo da Roma che parte da Fiumicino per Praga alle 14.50 con arrivo alle 16.45, il ritorno è alle 12.05 con arrivo alle 14 a Roma, 4 volte a settimana, il lunedì, giovedì, venerdì e domenica, e viene servito con l'Airbus 320. Per quanto riguarda invece le tariffe, le potete trovare sia su tutti i GDS oppure sul sito della compagnia e abbiamo due classi, sia l'economy che la business class. Questo è un piccolo specchiettino per darvi giusto qualche indicazione per fare le varie prenotazioni con, ci sono i cambi, per esempio in economy l'abbiamo suddivisa in tre sessioni, l'elite, la plus e la flex. I cambi per esempio nell'elite e nella plus sono a pagamento, invece nella flex sono gratuiti, così come nella business class, che sono nella light a pagamento, invece nella business piena sono gratuiti. Il cambio di classe è solamente a pagamento per quanto riguarda la flex, e invece in business è gratuito, e via dicendo, insomma, naturalmente tutte queste informazioni ve le possiamo mandare, se volete le potete trovare anche sul sito della Spazio e all'interno ovviamente dei vari GDS. Questi sono i nostri contatti, noi abbiamo un booking dedicato a Ceca Airlines, facciamo le prenotazioni per i gruppi, sia ad hoc, sportivi, scolastici e quant'altro. Vi possiamo fare sia le prenotazioni che l'emissione della biglietteria per agenzie noiata. Per quanto riguarda invece le prenotazioni per individuali,
quelle vanno fatte direttamente o dal GDS o dal sito. Naturalmente vi possiamo dare assistenza per qualsiasi cosa. Siamo sempre a vostra disposizione. Grazie mille per l'attenzione. Grazie, sono sempre Giuseppe Alovi, il direttore di Travel Quotidiano. Ci sono alcune domande, se Laura mi fa la cortesia di tradurre questa domanda a David. La domanda è questa: se io mando un gruppo di italiani, c'è una guida per le visite nella cristalleria che parla italiano? Mi senti? Lara, posso tradurre anch'io? Mi sentite? Cioè, se si fa un workshop o una visita nelle cristallerie, c'è una guida che parla italiano? Davide, scusate, non mi andava l'audio prima, scusate. Okay. Va bene. Davide, otázka na tebe, jestli když přijde italská skupina do k vám, jestli tam jsou i průvodci, kteří jsou schopni provázet v italštině. At the place, you have the possibility to have guided tours in German or in English, but we are able for groups, for example, to organize a tour guide, Italian speaking, who have to translate it. At the Glassworks, normally there are no Italian speaking guides. Allora, se lo posso tradurre, il concetto è questo: nel caso in cui ci sono viaggi individuali, oggi non si trovano nelle località le guide che vi raccontano e descrivono la località, l'esperienza in inglese e in tedesco. Nel caso in cui ci fossero dei gruppi preannunciati, loro possono ovviamente trovare delle guide anche in italiano. Probabilmente Sì, volevo solo aggiungere che altrimenti c'è anche la possibilità comunque di utilizzare l'accompagnatore italiano, sì, che magari parla anche inglese e può fare anche da traduttore in quel caso. Evidentemente il video della Crystal Valley è piaciuto perché un agente ha chiesto se si può utilizzare il video sui social per la promozione della destinazione e eventualmente si può prendere questo video. Sì, assolutamente, l'abbiamo fatto. Scusa Lara, posso? Certo, sì, il video della Crystal Valley. L'abbiamo fatto per voi, per gli agenti di viaggio, quindi il video è a disposizione di tutti, quindi a piacimento. Vorrei soltanto dire che in quel video ci sono io e Lara, siamo dell'ufficio dell'intelleturismo, quindi noi letteralmente ci mettiamo la faccia per dire che è un itinerario che è estremamente valido. E poi ci sono invece delle curiosità che ho io, se mi permettete, facendo il giornalista. Io volevo chiedere a Laura, ma i castelli che abbiamo visti sono privati o sono pubblici? Prima domanda. Seconda domanda, ci si dorme dentro? Cioè su quanti ci si dorme e su quanto non ci si può dormire? Allora, non ricordo nello specifico questi quattro che vi ho presentato, ma in linea di massima di solito sono di proprietà statale, ce ne sono solo alcuni privati in Repubblica Ceca. Lubos, confermi? Confermo, la maggior parte sono dello Stato, appartengono a un ente che cura, diciamo, i castelli, fortezze e chateau pubblici. Ovviamente poi ci sono in minoranza anche quelli privati che appartengono tuttora, diciamo, ai discendenti di alcuni casati nobiliari del passato o che sono stati acquistati dai privati, però anche quelli sono aperti e visitabili assolutamente. Poi per quel che riguarda di dormire nelle residenze ci sono, adesso io non so specificamente se per i quattro che ha indicato Lara ci si può anche dormire, però noi come ente abbiamo anche una brochure, ci sono delle regioni che puntano su dormire nei castelli, ecco. Grazie. Un'altra domanda per Lubos, volevo sapere, il mercato italiano per voi è importante, cioè diciamo prima della pandemia, qual era il flusso dall'Italia che arrivava da voi? Allora, come detto prima, è uno dei mercati chiave. Appartiene sempre tra i 5, 6, 7 mercati più importanti dell'incoming ceco.
I paesi principali sono ovviamente quelli confinanti, come la Germania, la Polonia, però l'Italia, per quel che riguarda i paesi europei, se la gioca sui primi ruoli. Considerate che nel 2019, come ho detto, abbiamo avuto più di 1 milione di pernottamenti dall'Italia, e queste statistiche sono senza considerare i portali come Airbnb, degli appartamenti. Sono delle strutture ricettive che hanno più di 20 posti a letto, quindi fondamentalmente l'hotel. Quindi numeri considerevoli, considerevoli. Ti ringrazio. Più di 1 milione di pernottamenti corrisponde circa a 400.000 arrivi, che per noi sono ben strutturati, diciamo 200.000 nel primo semestre e altri 200.000 nel secondo semestre. Ovviamente è primavera e estate che sono i mesi più visitati, quando gli italiani viaggiano di più, soprattutto poi l'estate. Però abbiamo molto forte anche, ovviamente non nel periodo del Covid, però molto forte anche dicembre per i mercatini di Natale, mercatini natalizi, il Capodanno a Praga, quindi il turista italiano in Repubblica Ceca si trova tutto l'anno. È ovvio che in primavera ed estate escono e salgono i numeri anche nelle regioni oltre la capitale. Io volevo chiedere un'ultima curiosità ad Antonella Favaroni. Io volevo sapere se è previsto, non lo so, magari in un futuro prossimo, anche un collegamento da Milano, oltre che da Roma. Allora, per quanto riguarda la Summer, no. Per quanto riguarda la prossima Winter, speriamo di sì. Va bene, va bene. Io vi ringrazio. Allora, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, gli agenti di viaggio, i relatori, e quindi vi ringrazio, vi saluto e vi dico di continuare a seguirci e di non perdere i nostri webinar su travel, eventi e formazione. Per qualsiasi informazione potete scrivere a info@traveloppentraining.it. Grazie a tutti quanti e arrivederci. Grazie, Arrivederci. arrivederci. Grazie. Thank you, grazie.